Tutti, non se ne esce vivi. Le case editrici vogliono ridurci in povertà. Ah, pensavamo di poter avere un respiro di sollievo, ebbene no, perché stanno iniziando a rispuntare le varie promozioni sui cataloghi degli editori, ecco. E quindi, anche spronato da alcune vostre richieste, ho deciso di riprendere questa rubrica in occasione dei super sconti de Il Saggiatore, casa editrice che a me piace molto. Ci tengo a precisare che, come tutti gli altri episodi della rubrica, non è una sponsorizzazione, non è una collaborazione, Il Saggiatore non sa minimamente che sto facendo questo video, quindi spero che ne sia contento, ma comunque è banalmente una guida per gli acquisti che scelgo di fare spontaneamente per aiutarvi un po' a orientarvi nei cataloghi, ovviamente tenendo in considerazione i libri che ho letto. E quindi niente, iniziamo. Oggi vi consiglierò dei libri del Saggiatore per i quali vale la pena spendere qualche soldino. La promozione del Saggiatore riguarda tutti i libri usciti prima di 6 mesi fa al 20% nelle librerie aderenti, quindi non so esattamente se gli store online come Amazon e IBS siano inclusi. In ogni caso informatevi magari dal Saggiatore direttamente, non lo so, però nelle librerie aderenti all'iniziativa fino al 31 ottobre. Iniziamo subito perché ho un bel po' di libretti da consigliarvi, alcuni probabilmente sono già noti a chi bazzica sul canale, altri invece li ho introdotti nonostante ne abbia parlato di meno, perché sono comunque delle letture interessanti. Ho cercato un po' di diversificare la selezione. Da King del Trash non posso che consigliarvi un libro sul trash, che però parla di trash in modo abbastanza inedito e da una prospettiva molto interessante. Il libro è questo. Made in Italy di Gabriele Ferraresi, che io tra l'altro ho ospitato sul canale, l'ho anche intervistato, quindi se vi va di recuperare anche il video che feci con lui all'epoca dell'uscita, almeno scoprirete qualche retroscena ulteriore. Questo libro prende in rassegna il quarantennio che va dal 1980 al 2020 con l'idea di diventare un manuale comprensivo del trash in Italia, però quindi è molto sul nazionale l'interesse di Ferraresi, con l'idea, ed è qua che sta l'originalità, di proporre effettivamente degli sketch sul trash cronologici per raccontare in realtà, quindi attraverso il trash, raccontare l'italianità e dare una fotografia del nostro paese. Quindi è il trash che racconta a livello storico come noi italiani ci siamo evoluti. È una prospettiva molto interessante, anche perché io sono dell'idea, e questo lo racconto anche nel mio di libro, che il trash si insinui in tutti noi e bisogna abbracciarlo perché racconta qualcosa di noi. Quindi questa filosofia, trovarla anche nel libro di Gabriele, mi rincuora e lo ritengo una eccellente lettura, molto divertente ma meno frivola di quel che sembra. Per chi invece è un cinefilo, di quelli proprio che il pacco polacco fa venire i brividini, non posso che consigliarvi uno dei più originali saggi cinematografici che abbia mai letto. Il libro in questione è Zona, di Geoff Dyer, che è un autore, un saggista molto molto amato, soprattutto per Sabbie Bianche, che io devo ancora recuperare. Zona l'ho letto subito appena uscito, perché pensavo, e così veniva raccontato, fosse un saggio su Stalker di Andrei Tarkovsky, che è un film che adoro e che è uno dei maggiori capolavori della storia del cinema. E il sottotitolo però ci svela già che ci troviamo di fronte a un saggio particolare, non un semplice saggio cinematografico, è un film su un... è un libro su un film su un viaggio verso una stanza. In realtà Stalker di Tarkovsky rimane sicuramente centrale a livello del libro, ma non cercate un'analisi sul film, quanto più che altro un'esplorazione delle sensazioni, dei pensieri che sono scaturiti nell'autore durante la visione del film. Quindi non è un saggio sul film, attenti attenti, se cercate quello non è il libro giusto, è
un saggio che riguarda il rapporto che si crea tra spettatore e opera cinematografica. Stalker in questo caso poteva essere qualsiasi altro film, se vogliamo, ma è un'opera che ha segnato profondamente questo autore. Quindi in realtà è proprio una riflessione sul rapporto che si crea tra spettatore e opera. Quindi l'ho trovato ancora più interessante proprio perché non è quello che mi aspettavo. Quindi adoro. Un autore che vi consiglio poi, se vi piacciono i racconti un po' lugubri, un po' simbolici, decisamente Pacco Polacco, e amate il cinema di Bellatar, senza speranza, ma allo stesso tempo oscuro, affascinante, beh, rimanendo in Ungheria, Laszlo Darvasi è un autore che merita un'occhiata. Questo è Mattina d'inverno con cadavere, una raccolta di racconti. Come spesso accade, non tutti i racconti sono allo stesso livello, ma sicuramente la prosa dell'autore è decisamente lucida, raffinata, in grado veramente di scoperchiare il vaso di Pandora dei ricordi, della malinconia, nostalgia, disperazione. Quindi una lettura molto molto dark in questo senso. Poi, per chi ama la musica, beh, un libro eccezionale che in realtà viaggia molto anche sulla filosofia, è il libro di un vero e proprio genio, cioè John Cage. Questo è Silenzio, ed è il suo saggio, è una raccolta di saggi in realtà, non solo sul silenzio ma anche sullo zen. Infatti Cage era molto interessato allo zen. Cage è uno dei maggiori musicisti del Novecento, un musicista d'avanguardia, noto anche e soprattutto dal grande pubblico per 4 minuti e 33 secondi, che è una composizione molto controversa basata sul solo silenzio. Infatti, per essere interpretata, il musicista deve sedersi di fronte allo strumento e rimanere immobile senza toccarlo. Con l'idea appunto che in realtà la musica non è quella che emerge dallo strumento, ma è l'insieme di suoni che si creano di fronte al silenzio, perché il silenzio obiettivamente non esiste. Il silenzio totale sulla Terra è impossibile da percepire, perché comunque anche in una stanza completamente isolata a livello sonoro sentiremmo comunque il sangue che ci scorre nelle vene, il che è molto inquietante ma anche estatico, se vogliamo. Quindi è un grande poeta del silenzio e del rumore anche, ma il silenzio è un concetto molto importante per la poetica e il pensiero di Cage, e qui dentro lo troverete. Tra l'altro, un libro dal grande formato, che è un pezzo anche da collezione. Uno dei migliori libri, secondo me, del catalogo del saggiatore, che ho scoperto per caso, in realtà perché l'ufficio stampa dell'epoca me l'aveva caldamente consigliato come il pacco polacco da non perdere, Siamo vissuti qui dal giorno in cui siamo nati, di Andreas Moster, che tra l'altro era un esordio. Io spero che quest'autore abbia qualcos'altro in cantiere. Di che anno è? Del 2017. Su, sono passati 4 anni, scrivine un altro. Siamo vissuti qui dal giorno in cui siamo nati è uno di quei libri dove sembra non succedere niente, ma in realtà è feroce, è un libro veramente potente, che racconta un po' il classico tema del caos derivato simbolicamente da questo forestiero che si insinua per fare dei controlli di sicurezza in un piccolo villaggio che vive di queste zone calcare, e dove il suo ingresso viene percepito come un pericolo, un po' la teorema di Pasolini, per esempio. Però veramente è un po' il classico racconto scritto meravigliosamente, che riflette sul lato più ferino dell'essere umano. E del male che si annida in noi e che a volte viene liberato quando sentiamo il nostro stile di vita cambiato non per nostra scelta. Un altro libro estremamente potente è anche Acqua Dolce di Akweke Mezi, che è un'autrice nigeriana
che è tornata tra l'altro di recente con La morte di Vivek, che devo ancora leggere, ma mi aveva veramente spiazzato con questo libro, che unisce, diciamo, psicologia a folklore africano. È spettacolare, attraverso il racconto di questa ragazza che è come se fosse posseduta da più demoni. Il racconto, il romanzo è raccontato dal punto di vista di questi spiriti, da questi demoni che la sono dentro di lei e la spingono anche a fare cose che lei non avrebbe mai fatto prima. Ora, è una doppia lettura questo libro, possiamo leggerlo in chiave soprannaturale, ma possiamo anche leggerlo in chiave psicologica, perché ogni demone all'interno del suo corpo è la rappresentazione di un disturbo psicologico che può colpire questa donna ai margini. È veramente potente, pazzesco, è uno dei libri più originali degli ultimi anni, di cui si è parlato ancora troppo poco. Un altro libro, questo invece è ormai diventato un mega cult, giustamente oserei dire, è Città sola di Olivia Laing. Olivia Laing è una saggista romanziera veramente interessante, perché ha questo approccio molto ibrido tra fiction e saggistica e molto personale. È una mappatura della solitudine, questo libro, che parte dalle esperienze personali dell'autrice nella Grande Mela, quindi a New York, per poter raccontare anche le solitudini di grandi artisti, da Klaus Nomi a Andy Warhol, passando per Valery Solanas, e di come, con il focus appunto, di come in città più affollate, quindi con un sacco di gente che incrociamo quotidianamente, sia più facile vivere soli, o comunque sia più facile soffrire di solitudine, l'essere soli in mezzo agli altri. E è un tema estremamente contemporaneo, molto potente, che tra l'altro l'autrice ha vissuto sulla propria pelle, e quindi alla fine è un po' anche come se fosse un percorso esorcizzante attraverso le esperienze delle persone che racconta. È veramente pazzesco. Poi nel catalogo del saggiatore c'è anche un'autrice veramente top, che è Yoko Ogawa, di cui vi consiglio la lettura, perché lei ha una scrittura potentissima, è molto carnale, è veramente in grado di scegliere le parole giuste affinché ti dia delle immagini potentissime e molto spesso delle idee molto originali alla base dei suoi romanzi. E io vi consiglio L'isola dei senza memoria, che è un romanzo, tra l'altro, che nonostante sia un libro dei primi anni 90, è stato nominato a un premio internazionale pochi anni fa, forse il Man Booker. Comunque sì, è un romanzo che un po' la Lost, che racconta le vicissitudini di questi naufraghi, che pian piano, comunque, di questo, non mi ricordo se erano naufraghi o se abitavano già lì. Comunque è il paese dei senza memoria, si crea. Loro iniziano pian piano a dimenticare le parole, verso un totale oblio. È un'idea veramente potentissima che l'autrice riesce veramente a calibrare in modo estremamente potente. Ma potenza assoluta anche nella letteratura di Emma Glass, che più volte vi ho raccontato come essere un'autrice in grado veramente di sfondarmi lo stomaco a suon di pugni. Ebbene, La carne che non è un libro per tutti, è uno dei libri più spiazzanti e annichilenti che abbia mai letto, con questo racconto deviato di una pesca, perché è una pesca, che viene, subisce, diciamo, un'attenzione distorta da parte di una salsiccia. Sì, diciamo che noi leggiamo tutto questo come se fosse una fiaba. Ok? Una fiaba piuttosto delirante, dove tutti i personaggi sono degli alimenti, ma in realtà è un filtro per raccontare una storia di abusi veramente scioccanti. È un libro che probabilmente, anzi sicuramente non è per tutti, ma anche qui, secondo me, è uno dei romanzi più originali degli ultimi anni, e raramente mi è capitato di sentirmi così dopo una lettura. E solo per questo è un'autrice, Emma Glass, di cui leggerò tutti i libri il giorno dell'uscita, come è successo tra l'altro col suo secondo romanzo, Il battito fantasma. Da ultimo, se amate la buona musica, non potete perdervi questo bestione.
perché merita tutto. E sto parlando di Stranger Than Kindness, un mega coffee table book di Nick Cave. Nick Cave, uno dei più importanti musicisti del Novecento, anche in questo caso, e non solo, perché tuttora è in attività, fortunatamente. Chi non ama Nick Cave, male male se non lo amate, no vabbè, scherzo. Comunque, che cos'è questo libro? Questo libro è un po' una Wunderkammer dell'artista, del musicista. Contiene i stralci di testi, i suoi taccuini fotocopiati, oggetti che hanno significato qualcosa per lui, ovviamente con anche l'integrazione di saggi esplicativi. Ma per i fan di Nick Cave è necessario, oltre ovviamente a tante fotografie. Quindi è veramente come entrare nell'universo, nella poetica complessa di un musicista importantissimo. E detto ciò, questi erano i miei consigli per gli sconti del saggiatore. Fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri. Come approfitterete voi dell'offerta? Intanto c'è Manila che impazzisce! Manila, pazza! Anche lei sta correndo a libreria, praticamente. Fatemi sapere quali libri vi procurerete. Avete letto alcuni dei titoli che vi ho consigliato? Non li avete letti? Fatemi sapere che ne pensate. Io intanto vi aspetto a un prossimo video. Vi mando un bacione. Ciao ciao!